Oggi vi consiglio un libro, anzi, più che un libro vi consiglio una storia. La storia di una popolazione che ha lottato per anni, è scesa in piazza, mai con le armi, è scesa in piazza con le idee e con la forza di un popolo che si vuole riscattare. Sto parlando del popolo dello Zimbabwe, del popolo dello Zimbabwe che si è ribellato per tantissimi anni contro il proprio presidente, Robert Mugabe. Robert Mugabe, appunto ex, ormai deceduto, ma ex presidente dello Zimbabwe, era anche il dittatore più anziano al mondo, che non lasciò il suo trono per decenni. In questo libro, Luigi Bada, è un libro scritto da Luigi Bada, un italiano trasferitosi in Zimbabwe, nella capitale, da diversi anni, racconta in maniera molto semplice, ma molto dettagliata e precisa, le fatidiche settimane in cui il popolo, con la collaborazione anche dell'esercito, riuscì a far cadere la dittatura decennale di Robert Mugabe. È un libro veramente piccolino, molto, di una lettura molto, molto semplice, ma che vi aprirà veramente un mondo nei confronti di questa popolazione. E soprattutto vi farà ragionare sul come una sola persona possa scatenare la rabbia di un intero popolo, che per anni ha sopportato, ma che finalmente riesce a ribellarsi e a riscattarsi.